nuova BMW Serie 1 è cambiata molto davanti, ma è cambiata anche molto dietro con questo nuovo taglio dei fari posteriori. E poi ci sono anche tante novità per quanto riguarda i motori, con l'introduzione dei tre cilindri sia a benzina che turbo diesel, che sono parte di una famiglia di motori che arriverà molto presto su tutta la gamma BMW. A 3 anni e mezzo dal lancio, i vertici e gli stilisti BMW hanno deciso di tornare sui loro passi, regalando alla ex baby di casa un look decisamente più grintoso, in linea con quanto mediamente ci si aspetta da un'azienda che ha fatto della sportività il proprio marchio di fabbrica. Dove la serie 1 non aveva comunque tradito le aspettative dei fans era sotto il profilo meccanico. Come la prima, anche la seconda generazione ha portato in concessionaria sin dal debutto una distribuzione dei pesi 50-50, ma soprattutto la trazione posteriore, elemento quest'ultimo che la rende unica in un segmento C in cui spopolano trazioni anteriori e al massimo trazioni integrali. In termini di stile, le novità più importanti sono indubbiamente il doppio rene ridisegnato e i gruppi ottici rivisti e corretti nello stile, nelle dimensioni oltre che nell'architettura interna, per fare posto anche alla nuova tecnologia full LED che rimane un optional. Dietro spariscono i classici gruppi ottici rettangolari della serie 1 per fare posto ad una più sofisticata soluzione a L. Il look ora è decisamente più maschile sia per la versione a 3 porte che per quella a 5. Tante le novità anche dentro. L'abitacolo propone nuovi rivestimenti dei sedili ed alcune novità per la console centrale, ma soprattutto a cambiare sono gli allestimenti. Di serie su tutti i nuovi modelli viene proposto il clima automatico, il sistema multimediale con controller iDrive e display a colori da 6,5 pollici. 4 gli allestimenti disponibili, come al solito, differenziati non solo per dotazione ma anche per caratteristiche estetiche: Advantage, Urban Line, Sport Line e per i più sportivi M Sport Package. Tutta Euro 6 e tutta turbo, la gamma motori della serie 1 vanta unità 4 e 6 cilindri, ma anche inediti 3 cilindri che fanno parte di una nuova generazione di motori BMW che ha preso posto anche su Mini, serie 2 e serie 3. Le 116i e 116d, insomma, ora sfruttano il potenziale di 2005 rispettivamente capaci di 109 e 116 cavalli, mentre per tutte le altre declinazioni rimane sostanzialmente valida la proposta precedente, con potenze di 150 cavalli per la 118d, 190 cavalli per la 120d, fino ad arrivare ai mostruosi 326 cavalli della 135i. Dal vivo la serie 1 piace per la rinnovata presenza scenica, ma anche per la scelta dei materiali interni. In più non manca nulla in termini di tecnologia, dove la serie 1 può contare sui migliori sistemi multimediali della casa di Monaco. In termini di spazio la serie 1 non è mai stata una campionessa ed anche la versione restyling conferma questo assioma. Si sta abbastanza comodi davanti, mentre chi siede dietro ha poco spazio per le gambe, anche in funzione della presenza del tunnel centrale. Discreta invece la dimensione del bagagliaio. Su strada la novità più interessante è certamente la 116D. Il 3 cilindri ha sufficiente spinta per portarsi a spasso la serie 1. Si tratta di un motore che ama girare sopra i 1500 giri e che offre una discreta spinta sino a 3400. Certo, l'armonia di erogazione del 4 è tutta un'altra cosa, ma a dispetto di quello che si potrebbe pensare, il modulo tricilindrico si fa davvero rispettare. Bassi i consumi rispetto ai 3,4 litri ogni 100 km dichiarati, ci sono delle belle differenze, ma registrare 5 litri ogni 100 km con un'auto completa come la serie 1 è davvero un bel viaggiare. Molto positivo il giudizio anche sulle nuove tecnologie. Cruise control attivo e sistema antitamponamento funzionano molto bene ed aiutano nella guida di tutti i giorni alla stregua dei sistemi di auto parking.